va bene, bene, ma lasciamo bene. Ma che dolore, che dolore. Che è successo? Niente, ho detto la russa presente del Senato. La finestra, la vogliamo chiudere questa finestra, questo spiffero. Vabbè, oh. Polemica sulla frase il presidente del Consiglio, il Meloni. Che no, ha detto. No, no, non devi dire il Meloni. Il Meloni? No, devi dire il presidente del Consiglio Meloni. Ah, Meloni. Ci vuole l'articolo. Vabbè, comunque, il Meloni ha detto che. Meloni ha detto, non è il Meloni. No, che siccome si dice la Meloni, però siccome lei si offende. Ma non si dice neanche la Meloni, si è sbagliato. Tu devi la dire. Meloni è troppo femminile. Allora vorrei passare per femminista. Allora dico il Meloni. Il Meloni. Vabbè, allora, il Meloni ha dichiarato riguardo all'anniversario, il 79° anniversario del massacro delle fosse ardeatine, dove morirono 335 persone. Ha commentato, ha ricordato questo giorno così importante con questa frase che vi vado a leggere se la trovo. Eccolo: la memoria dell'eccidio è da onorare, una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale. 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Allora, questa frase ha fatto, come dire, saltare, come dire, sulla sedia l'opposizione, l'ANPI, gli storici perché quella sta strage nazifascista, no, che è stata compiuta dai tedeschi in risposta, no, a un'azione partigiana con l'ausilio dei fascisti e il prefetto del Caruso dice, massacrati solo perché italiani. Ecco, il problema magari è che furono massacrati solo perché italiani, perché erano ebrei, prigionieri politici, cioè, non era la nazionalità. Però lei, il Meloni, ha cercato di chiarire, sì, sempre esatto. un po' infastidita, perché ogni volta di cose che dice sempre. Sì, perché l'opposizione diceva: ma perché non riesce a dire uccisi perché antifascisti? Questa esatto, perché fu quella la cosa. E no, lei, allora, sentiamo cosa dice il Meloni riguardo. Posizione critica perché non ha. Il giornalista chiede. Ecco la risposta. Guardi, l'ho definito italiani, che vuol dire che gli antifascisti non sono italiani? Mi pare che sia una molto onnicomprensivo storicamente. È onnicomprensivo. Innanzitutto c'è un problema che appunto tra i trucidati c'erano anche 9 stranieri. Beh, quindi non era neanche tutti italiani. Però lei dice, vabbè, sono italiani, gli antifascisti saranno italiani, quindi non è che è sbagliato dirlo. Però a sto punto a noi ci viene un dubbio, lei perché poteva anche dire a questo punto sono stati uccisi perché avevano il naso. Ah, e gli antifascisti avranno avuto un naso? Oppure è sbagliato dire che gli antifascisti non avevano, cioè, avevano il naso? Avevano il naso, quindi è onnicomprensivo. Le orecchie. Uccisi perché avevano le orecchie. Perché i fascisti non avevano. Gli antifascisti non c'avevano le orecchie, sempre a polemizzare. No. Dico, l'ha presa larga. Uccisi perché avevano i piedi. Ecco, provatevi che non avevo i piedi, le persone uccise alle ardeatine. Ma guarda un po', ma non è sempre ogni pretesto è buono per fare polemica. Per contestare il presidente del Consiglio. Esatto. È così chiara, è così comprensiva. Ma che cos'è? Cosa pensate? Che lei, avendo avuto una cultura fascista, non riesca a dire antifascista? Perché tu questo è il dubbio. Questo è il dubbio che qualcuno che vuoi instillare. No, lei era onnicomprensiva. Ora però c'è un problema, no? Sempre una cosa. Ma tra gli italiani, ecco, che diciamo che la lista dei 335 l'hanno compilata anche gli italiani. I fascisti. E come la mettiamo qua? Ma lei non ha detto qualcosa contro? No, ha detto che italiani. Vabbè, questa è una polemica veramente che si regge su nulla. Lasciatela lavorare. Tu hai ragione, basta. Questo tutti a iscriversi all'AMPI. Ma che avete fatto? Tutta la guerra avete fatto. Comunque io sono iscritto all'AMPI, barone. Vabbè, anche se hanno fatto la guerra. Anche per solo per. Non è che pareti. Basta, questa cosa è il fascismo. Basta. Non se ne può più. Ok, basta. Andiamo avanti.